Per 9 anni è stato un enorme cratere impacchettato. Da aprile possiamo parcheggiarci sotto al prezzo di 2 euro l'ora. Il 9 luglio, secondo step, verrà inaugurata la superficie di Piazza Marconi, sistemata grazie all'investimento della Fondazione Arvedi Buschini. Per ora, solo i residenti possono godere di uno sguardo a tutto tondo sulla piazza. E allora ecco come appare Piazza Marconi dall'alto, un percorso obliquo di pietra nobile che conduce a Palazzo dell'Arte, sede del Museo del Violino che aprirà la prossima primavera alla presenza del presidente Giorgio Napolitano. Filari di alberi ai lati, un boschetto di aceri al centro. I resti della villa romana si potranno vedere dalla superficie. Di sera l'illuminazione sarà discreta ma efficace e i cittadini potranno sedersi sulle panchine ammirando la statua di Stradivari, il grande liutaio che ha reso Cremona famosa nel mondo.